Nel dopogara di Potenza Juve Stabia abbiamo con noi anche il presidente e il vicepresidente del Potenza Calcio, Donato Macchia e Angelo Chiorazzo. Rispondono alle domande dei colleghi giornalisti. Iniziamo da Salvatore Colucci. Salvatore. Sì, una domanda per entrambi, una vittoria sicuramente importante. Si può pensare adesso ai playoff? A chi è fatta questa domanda? Per entrambi. Ah, la stessa? Sì. Prego. Oh, prima il presidente. Va bene. Pensare per i playoff non so se è giusto farlo. Per noi era necessaria questa vittoria perché era uno degli obiettivi, non questa vittoria, le vittorie al di là di questa, la salvezza. Non so se con la vittoria di oggi l'abbiamo centrata, ma più o meno ci siamo, voglio dire, e che era il nostro obiettivo di inizio stagione, cosa che abbiamo dichiarato a tutti, e io penso che questa vittoria sia meritata e serva molto all'obiettivo primario. Poi i playoff, chi non vorrebbe andare ai playoff? Mi pare normale, giusto. Io dico, se noi ci riusciamo, dopo aver chiuso il tema salvezza, probabilmente ce lo saremo meritati, ce lo meriteremo. Anche perché ricorderemo tutti, come dire, che ci mancano un po' di punti e sappiamo anche quali. Se quei punti li sommiamo ai punti che abbiamo, probabilmente avremmo avuto una chance in più. Chiaramente mancano ancora 4 partite, i ragazzi le devono giocare col sangue, con il cuore, e poi raccoglieremo le somme. Io dico, se riusciamo ad andarci, per onestà intellettuale, sarà meritata la partecipazione, anche per come si è evoluto il campionato e anche per quanto abbiamo fatto. Altre domande? No, aspetta, per entrambi. Sì, prego. Aspetta. Allora io devo fare un piccolo passo indietro. Se non fosse stato per Donato Macchia, Potenza non sarebbe iscritto quest'anno, e quindi quando abbiamo iniziato, Donato l'ha ricordato, ci eravamo dati alcuni obiettivi. Il primo era la salvezza e il secondo era puntare su un settore giovanile che facesse crescere la società. Oggi, con grande soddisfazione, possiamo dire che abbiamo raggiunto i primi due obiettivi. Il Potenza è salvo, ha messo al sicuro il campionato, e il settore giovanile ci sta facendo davvero divertire, e questo per me è davvero una grande soddisfazione, e il merito è tutto di Donato, perché e di tutti noi, Angelo, lo sai, e poi di uno staff straordinario, dall'allenatore, dal direttore sportivo, ma davvero da ogni singola persona. E oggi un grazie particolare lo devo dire anche a Michele Cignanara, perché questa partita arriva come ciliegina sulla torta dopo una settimana straordinaria vissuta a Potenza. Tutti sanno che erano anni, ecco, un'altra cosa che avevamo detto, volevamo portare il grande calcio in Basilicata, e questa settimana abbiamo avuto una grandissima soddisfazione, abbiamo avuto l'Under 18, peraltro abbiamo visto dei ragazzi bravissimi che fanno ben sperare anche per il futuro della nazionale maggiore. Avete Qua, qua risponde il presidente. Beh, ce ne sono tanti interessanti, no? Potremmo dire a tutti. Sono tanti interessanti. È davvero, davvero, quindi una settimana da incorniciare con questa vittoria bella, ampia, e dove i giocatori hanno dato tutti. Restano 4 partite, ai giocatori bisogna chiedere 4 finali. Altre domande, Francesco? Sì, una domanda per il presidente Macchia. Presidente, in questa stagione il pubblico non ha mai fatto mancare il suo calore e la sua presenza, ma la serata di oggi è particolare. Voi per l'avversario, voi per la prestazione che ha messo in campo questo Potenza. Ci siamo divertiti, abbiamo visto una bella partita, una grande partita, una vittoria importante contro una delle nostre rivali storiche. Che emozioni ha vissuto in questi 90 minuti? Si è divertito? Questa partita sarà uno dei ricordi più belli, almeno fino ad oggi? Condivido, e grazie per la domanda. Divertito, sì.
con la sofferenza che mi appartiene sempre, e lo sapete, voglio dire, io ahimè non riesco a rimanere seduto al mio seggiolino, qualche volta mi incatena il mio vicepresidente, ma non riesco, e per cui mi sono perso i primi due gol, per onestà intellettuale. Poi è chiaro che è una partita che ricorderò e porterò nel cuore, ma al di là della rivalità, che io ovviamente per la quale non ho storia, perché voglio dire, non ero né Potenza Calcio, non ero un tifoso, e lo sapete che l'ho dichiarato con onestà intellettuale quando mi sono state fatte queste domande, però è ovvio, io la porterò nel cuore oltremodo, perché è la partita, incrociamo le dita, che ci ha fatto raggiungere l'obiettivo che ci eravamo dati. Poi è stata una bella partita, grande rispetto all'avversario, perché è una grande squadra, è una grande squadra, poi è anche una squadra rivale. Bene, noi amiamo l'ospitalità, sono corso verso i nostri tifosi, la curva, perché non mi piace quando ci sono le ingiurie, non mi piace, anche se devo dire sono due tifoserie che mi dicono storicamente sono molto rivali, ma noi abbiamo un modo di agire che ci contraddistingue almeno fino ad oggi, e a me non piace quando la partita si gioca nei 90 minuti, il minuto dopo per me deve essere un terzo tempo sempre, si vince o si perde, al di là di quello che possono essere gli avversari, chi possono essere o dei trattamenti che possiamo aver ricevuto. A casa nostra si fa così. A casa nostra si sul triangolo verde nessuna pietà. Assolutamente sì, non a caso ho detto, nel rettangolo, nel campo di gioco, dobbiamo giocarci fino all'ultimo respiro la partita, poi si può vincere, si può perdere, ma bisogna giocarla, e oggi dobbiamo dire che l'abbiamo giocata. Altre domande, prego. Presidente, buonasera. Buonasera. Dalla squadra di Ferminucci, vista con Avellino, a questa prestazione, che cosa è cambiato in un mese? Qual è il segreto? Non posso rispondere, perché, o meglio, ricorderemo che la mia affermazione è stata interpretata in modo sbagliato. Non voglio fare di nuovo polemiche su questo, e né voglio rispondere a chi, per obiettivi diversi, e mi sono rimasto molto dispiaciuto, ha portato all'attenzione la mia affermazione. Quella era un'affermazione in quella circostanza, circoscritta. Io ho grandissimo rispetto per le donne, Ne è prova che nel nostro management, o il nostro management è fatto prevalentemente da donne, che io rispetto molto. Il nostro progetto, nel nostro, ci sono le donne, per cui ecco, spero che su questo non si aprano più dibattiti relativamente alla squadra, perché di questo dobbiamo parlare. Quando io feci quella conferenza stampa molto sentita, la feci a ragion veduta, perché quando si spendono energie, risorse, non parlo di quelle economiche che sono oggettive, ma energie e risorse, società che lavorano e lavorano con determinazione, un tifo, una città, una provincia, una regione, i calciatori in campo devono dare sempre il massimo, per due ragioni: sono dei professionisti e da noi lo devono fare ancora di più, perché li rispettiamo, li teniamo come figli, diamo loro tutto, e non da ultimo siamo anche rigorosi nel riconoscere il loro salario alle scadenze giuste. Non perché questo non accada altrove, non lo so e non lo voglio sapere, ma a casa nostra accade questo, e loro sono tenuti a farlo. Poi si può vincere o si può perdere, ma in campo si va con la determinazione giusta, e in quella circostanza quella conferenza era doverosa. Poi dopo quella conferenza, se è accaduto qualcosa, probabilmente sì, forse sì, è sotto gli occhi di tutti. Per una partita ti può andare bene, ti può andare male, ma in campo bisogna sudare per 90 minuti anche i supplementari. Se questo non accade, il presidente si incazza, e si incazza di brutto. Grazie. Altre domande? Sì,
Una domanda al vicepresidente. Una domanda simpatica. Al vicepresidente. Una, no, fatela al vicepresidente. Una simpatica, i tifosi della curva hanno chiesto l'Europa. Va bene, i tifosi della curva vorrebbero vincere la Coppa Campioni. E io con loro, però voglio dire, sapendo che era veramente una battuta e la prendo come tale, ma questo mi dà il destro a rispondere alla tua domanda attraverso una oltremodo conferma di quelle che sono le nostre ambizioni. Le ricorderete, io ho fatto e abbiamo fatto una dichiarazione forte, quella che vogliamo sognare tutti insieme. Che significa sognare? Stare dove stiamo? Probabilmente no, ma ce lo dobbiamo conquistare tutto questo con il lavoro, con la programmazione. Noi non buttiamo soldi, non li buttiamo, i soldi vanno rispettati euro su euro, sono il frutto dei sacrifici del nostro gruppo di lavoro e vanno rispettati e devono essere un investimento e non un costo. Ed è un investimento nel momento nel quale si fa programmazione seria nel tempo, investendo come stiamo investendo nel settore giovanile. Oggi erano, se non ricordo male, 5 under in cross, splendidi, splendidi. Di cui 3 hanno segnato. 3 di questi hanno segnati, splendidi. Questo significa che crediamo molto nei giovani e attraverso loro e con la bravura di chi sarà deputato ad allenarli e di chi è deputato ad allenarli, di chi e sarà ed è il direttore sportivo, il team tecnico, che noi dobbiamo costruire un percorso forte. Poi la società, il management della società dovrà mettere nelle condizioni la struttura tecnica, la struttura sportiva di fare bene. E fare bene per noi significa crescere, ma se non cresciamo anche con le infrastrutture, perdonatemi, dove andiamo? Ma dove andiamo? Allora deve essere un qualcosa che parallelamente deve camminare e noi stiamo lavorando per questo. Poi se uno mi fa la domanda, ma a lei per esempio le piacerebbe giocare in Serie A? Io dico sì, mi pare scontato, voglio dire, ma come puoi immaginare no, di giocare in Serie B, dico io ora, se non lo fai attraverso una crescita ponderata? Perché è troppo semplice, probabilmente, e abbiamo esperienze. Il Catanzaro che per 4 anni ha investito soldi, o chi prima del Catanzaro, non è una regola perfetta, io metto i soldi e salgo, non è così, e ne è prova, se posso, però mi trattengo su questo, qualcosa che abbiamo fatto nella campagna riparazione, dove mi è stato chiesto, i tifosi mi hanno chiesto, ed è la prima volta, io non ero d'accordo, ma poi ho detto bene, ma io non ripeterò più quelle cazzate. Cioè chi viene qui si deve sudare e deve accettare le nostre regole. Le nostre regole sono ben chiare, dobbiamo essere morigerati, dobbiamo calmierare gli ingaggi. Senza fare questo non si va da nessuna parte. Chi vuole stare nel progetto Potenza Calcio è benvenuto, chi no non è un problema per noi, sarà un problema per chi non vuole venire. Però possiamo dire piedi per terra ma nessun limite ai sogni? Assolutamente no, vicepresidente, lo sai Angelo che ci piace sognare, lo faremo, lo facciamo tutti insieme. Colgo l'occasione, con Angelo mi lega un'amicizia profonda e lui lo sa, disinteressata, perché non ci uniscono affari, non ci unisce nulla, io dico veramente, se non la profondità dei nostri cuori rispetto al rispetto, l'amicizia profonda, e questo per me è motivo di orgoglio e di onore essere amico di Angelo. Angelo lo ringrazio sempre per aver accettato, o meglio doveva accettare perché l'ho violentato quando gli ho detto: caro Angelo, tu devi essere con me in questo progetto, devi stare con me nel consiglio di amministrazione, devi assumere l'incarico di vicepresidente, perché per noi sarà un onore. E vi devo dire, il lavoro straordinario che sta facendo a livello istituzionale, a livello nazionale, per posizionare il nostro club ai massimi livelli e sotto gli occhi di tutti, e non da ultimo, da lunedì, mi piacerebbe che lo dica lui, lunedì per una settimana fa qualcosa di straordinario. È troppo buono. Prego. Mi piacerebbe che tu lo possa raccontare.
il progetto, vabbè, lunedì partiamo per c'entra il calcio, perché lunedì partiamo per una seconda missione umanitaria che abbiamo organizzato come cooperativa Auxilium. Abbiamo coinvolto i francescani conventuali con oggi da padre Enzo Fortunato, che conoscono, tutti conoscete. Ci sarà la comunità di Sant'Egidio, che è una delle realtà più belle di questo paese, e la novità è stata l'adesione della Federazione Italiana Gioco Calcio. Io l'ho raccontata ieri sera in una conferenza stampa al Ministero degli Esteri col Ministro Tajani. È iniziato da una battuta con un altro Lucano, con l'avvocato Viglione, che dobbiamo salutare e ringraziare, ma una battuta quando ha saputo del viaggio, dice: ah, sai, l'Ucraina è nel nostro girone di qualificazione, allora sarebbe bello portare un simbolo dell'Italia. Allora siamo partiti dicendo: portiamo 2000 divise della nazionale. Al primo incontro con Gravina siamo passati a 6.000 capi di abbigliamento, 3.000 tute e 3.000 divise. Al terzo incontro siamo arrivati a 12.000, compreso felpe eccetera, poi siamo arrivati a 16.000 e venerdì scorso con il presidente Gravina è stato deciso 24.000 capi di abbigliamento, oltre a tutto quello che è stato raccolto nei centri Auxilium, nei centri dei frati francescani, della comunità di Sant'Egidio, un generatore elettrico offerto dall'Enel, insomma veramente una delle più importanti e imponenti missioni umanitarie messe in campo dall'inizio di questa maledetta guerra. E questa missione l'abbiamo voluta chiamare l'Italia gioca per la pace, perché è assurdo che nel 2023, e parliamo ancora di guerra, e non c'è nulla di più potente dei valori dello sport, dei valori del calcio in particolare, per creare un'amicizia tra popoli e una fraternità. Ora, Donato non vorrebbe che io lo dicessi, ma questa missione umanitaria parte con il sostegno significativo del Potenza Calcio, del suo presidente anche, cioè, e quindi del gruppo Macchia, e quindi ti devo ringraziare per questo, ma sono anni che tutte le cose che facciamo in Italia e all'estero le facciamo insieme, nel silenzio, ma forse oggi che è veramente un giorno di festa, abbiamo ancora tutti davvero negli occhi lo spettacolo, negli occhi e nel cuore le immagini dello spettacolo dello stadio Viviani di giovedì, della vittoria di questa sera, forse è giusto dire anche quello che fai. Grazie a tutti. Grazie mille. Grazie.